Non abbiamo dei ruoli prefissati all'interno dell'organizzazione di stampo mafioso da parte delle donne e dobbiamo anche distinguere le varie organizzazioni di stampo mafioso che hanno delle strutture differenti. Mi viene da pensare alla Camorra napoletana. La Camorra accetta di avere come capi donne e anche donne omosessuali e questo sarebbe assolutamente impensabile sia in Sicilia che in Calabria. Soprattutto l'Ndrangheta, fino a qualche anno fa si riteneva impossibile, si riteneva che una donna nell'Ndrangheta non potesse avere un ruolo. In realtà il ruolo possono averlo, è un ruolo fondamentale che consente di qualificare la condotta come di appartenenza all'associazione mafiosa, quello di mandare messaggi da e dentro il carcere. Hanno due strumenti per uscire dalla famiglia, proteggere se stessa e eventuali figli minori. O collaborare con la giustizia, rendere delle dichiarazioni che aiutano l'avvio di attività investigative nei confronti della famiglia di appartenenza. In quel caso può scattare un sistema di protezione che è il sistema previsto dal nostro ordinamento. Ma esiste uno strumento alternativo nel caso in cui queste donne non abbiano nulla da riferire, oppure decidano di non riferire, ma abbiano soltanto il desiderio di andare via, sganciarsi da quella realtà e sganciare gli eventuali figli minori. In questo caso si può attivare un protocollo che si chiama Liberi di Scegliere, che è stato ideato a ridosso del 2011 a Reggio Calabria, un protocollo iniziato come un'idea collaborativa tra più procure e direzione distrettuale antimafia e la procura presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria. Le donne vittime all'interno dell'organizzazione mafiosa esistono sia al sud che al nord. Questo caso è nato da un assistente sociale che fuori dal suo servizio si trovava in treno e per caso ha notato una donna piangere. Ecco, da quest'atto di solidarietà tra donne, perché le si è avvicinata e le ha chiesto qual era il motivo del suo pianto, questa donna si è confidata, evidentemente disperata, e si è confidata con questa sconosciuta gentile che l'ha portata alla procura presso il Tribunale dei Minori di Milano, perché questa donna ha raccontato di subire delle violenze da parte, lei e la figlia minore, da parte di un soggetto detenuto per mafia. In quel caso si trattava di appartenenza a Cosa Nostra siciliana. Siamo riusciti ad applicare a questa donna e alla figlia minore il protocollo, garantendo loro l'incolumità, perché era imminente la scarcerazione del marito detenuto. Da questa collaborazione con l'Associazione Libera contro le Mafie ci consente in tempo reale di mettere in sicurezza madre e figli minori, che vengono portati in delle strutture riferibili a Libera, vengono seguite attraverso una serie di operatori del settore specializzati, psicologi, che si prendono cura di mamma e bambini. Ricordo perfettamente sia ad esempio il primo incontro con Giuseppina Pesce e il primo incontro con Giuseppina Multari, due storie profondamente diverse, due donne più o meno coetanee, erano entrambe circa sulla trentina. Quello con Giusy Pesce avvenne all'interno del carcere di San Vittore, perché era all'epoca detenuta proprio nell'ambito del maxi processo che ha visto alla sbarra tutta la sua famiglia e nell'ambito del quale lei è stata poi condannata per appartenenza all'associazione mafiosa. O di quell'incontro ho memoria dello sguardo di Giuseppina Pesce, lo sguardo carico di odio e di risentimento, perché vedeva in me, diciamo, la causa dei suoi problemi. E la soddisfazione è stata che dopo 8 ore di interrogatorio ricordo il travaglio interiore di questa giovane donna tra lo scegliere tra il futuro di libertà per i propri figli e il condannare a pene severissime il padre e la madre. E ricordo le parole che lei, come un mantra, alla fine dell'interrogatorio diceva per convincersi di aver fatto la scelta giusta: i figli sono i miei.
i figli sono i miei. Giusy Multari invece, storia completamente diversa, non accusata di nessun reato, testimone di giustizia, vittima di violenza domestica aggravati dalla modalità mafiosa. Ecco, lei, ricordo che il primo interrogatorio, quando mi vide, scoppiò a piangere dicendo: sono anni che aspetto che qualcuno mi venga a sentire, perché attraverso le sue dichiarazioni sono stati arrestati e condannati 19 appartenenti alla famiglia Cacciola, che è una delle famiglie mafiose più potenti della Piana di Gioia Tauro. Nella maggior parte delle storie di donne di cui mi sono occupata, che poi i figli siano utilizzati come strumento di ricatto dalle famiglie nei confronti della donna per farle retrocedere dalla loro decisione. È successo anche nei confronti di Maria Concetta Cacciola, che aveva un figlio adolescente che non l'avrebbe mai seguita, ma due bambine minori, soprattutto una piccola di 4-5 anni, che sono state utilizzate per indurla a tornare indietro a Rosarno, cosa che è accaduta perché lei è uscita dal programma di protezione e poi purtroppo questo ha portato all'epilogo della sua morte. Lei è stata uccisa facendole ingerire dell'acido muriatico e questo è per l'Ndrangheta un messaggio fortissimo. L'acido muriatico è stato usato in bocca, quindi tu hai usato la bocca per tradirmi e io uso la bocca per ucciderti.